Ecco, ora lo chef preparerà la tartare. Come il cucchiaino. Vediamo come svuota il tuorlo nella bacinella. Ora prende la carne, la mette nella bacinella. Prende la carne, la mette nella bacinella. Figure che fai nel video. Andiamo su YouTube dopo. Lo chef sta spremendo il limone e vedete il limone gocciolare sulla carne. Troppo poco mi sa di limone per tutta sta carne. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama senape. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama cipolla. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama cappero. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama acciuga. Acciuga. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama cetriolino. cetriolino o cetriolo. Ora aggiunge una puntina dell'ingrediente che si chiama aglio. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama prezzemolo. Ora l'ingrediente che si chiama sale. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama pepe. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama Worcester. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama Tabasco. Ora aggiunge l'ingrediente che si chiama olio. Ora mischia gli ingredienti con la carne. Gli ingredienti vengono mescolati dallo chef con la carne. La carne di bove, di bovino. Lo chef assaggia l'intruglio. Aggiunge del tabasco come ingrediente ulteriore. Sono quasi pronto, eh. Aggiunge altro olio. Continua a rimestare l'impasto. Paola! Aspetta un
voglio farcela già a Paola. Aspetta Paola, va bene. Lo chef impiatta la tartare. La tartare è stata impiattata. Non mangiate? Eh? Come no? No, devo fare Marco questo 2 minuti, così intanto si... Ah, ok. Si, aspetta, aspetta. Lo chef impiatta un'altra tartare. Sì. La televisione è più bella quella della camera. Sì. Boh, non è costato neanche tanto, eh? No, ma non ci sto parlando, sto dicendo... Sì, tanto noi vediamo la televisione solo in camera. Sì, sì. No, noi la guardiamo anche in cucina. Boh, sì, ma in cucina siamo poco. L'ultima